Presentati a Terra Nuova Bracciolini i risultati di quella che è stata definita una ricerca azione che ha avuto per oggetto i servizi per i disabili. Nella sala consigliare di Terra Nuova Bracciolini sono stati presentati i risultati che riguardano la ricerca azione partecipata, svolta nel Valdarno Aretino, nella quale si sono promossi opportunità di socializzazione a favore delle persone con disabilità. Un'esperienza che ha visto un significativo cambiamento nella gestione del centro diurno ottavo giorno di Montevarchi, che ha permesso di ampliare il raggio dell'offerta verso nuovi destinatari. Tutto è nato dalla scelta politica di questa zona sociosanitaria in accordo con l'azienda USLE 8 di rinnovare completamente tutti quelli che sono i servizi per la disabilità. Nell'anno 2010-2011, a seguito di una nuova gara d'appalto che è stata fatta dall'azienda USLE 8 con Estav, è stato messo nel capitolato di gara d'appalto la creazione di un nuovo servizio denominato servizio di socializzazione territoriale, che ha l'obiettivo di mantenere la persona disabile nel proprio contesto di vita, cercando di utilizzare tutte quelle che sono le risorse presenti nella comunità locale. La comunità del Valdarno è una comunità ricca da questo punto di vista, una comunità accogliente. Nell'aggiudicazione della gara d'appalto, la cooperativa Coenè, che appunto è stata la cooperativa che ha vinto l'appalto, ha proposto una ricerca di azione partecipata, e per questo la presenza oggi dei risultati della ricercazione rappresentati e pubblicati. I risultati sono stati raggiunti in quanto dal centro diurno nasce una proiezione territoriale, un nuovo servizio seguito da 5 educatori professionali che si occupano della presa in carico e dell'inclusione della persona disabile nel proprio contesto di vita. Siamo partiti con un centro che accoglieva all'incirca in media annuale 25-27 persone. Oggi, maggio del 2013, abbiamo l'orgoglio di dire che appunto in questo momento stiamo seguendo sia tutti i disabili, ma soprattutto stiamo seguendo 60 persone in inserimenti socioassistenziali. Io direi che noi abbiamo soltanto traguardato una fase del progetto. Oggi parte la seconda fase, che è quella più impegnativa del resto, perché noi abbiamo proposto una rete territoriale che abbiamo chiamato rete di prossimità, per indicare servizi sempre più vicini all'insorgenza dei bisogni delle persone, e per poter fare questo c'è bisogno di una piena condivisione delle azioni, di condivisione delle strategie, di un pensiero che in qualche modo accomuna le persone e che faccia davvero connessione territoriale. Un'esperienza questa che potrà senza dubbio rappresentare un modello da ripetere sul nostro territorio. È stato messo insieme un approccio che con gli stessi costi, lo voglio enfatizzare questo, con le stesse risorse, senza tagli, ha aumentato però la risposta. Non solo hanno fatto bene, ma hanno sviluppato un approccio di ricerca attraverso l'università che rende la cosa riproducibile in altre aree. Cioè, se è stato fatto qui all'ottavo giorno a Montevarchi eccetera, non è un miracolo. Abbiamo attuato uno strumento concretamente ripetibile altrove. Beh, questa non è solo una best practice, è un buon esempio.